Allora, la barba della Sfinge è caduta, si trova oggi nel British Museum. Ah, è vero. Fanno come i bimbi, non lo so cosa serve un blocco di pietra dentro una vetrina al British Museum, non lo so. Il naso è stato rotto non da Napoleone, come si dice, ma di un uomo che si chiama Sahib el Dahr, nel 14° secolo, che ha visto la gente quando girava attorno alla testa della Sfinge, che era coperta tutta di sabbia, tranne che la testa, si è impazzito, perché pensava che questa gente volesse tornare un'altra volta al paganesimo perché girava attorno alla statua. Si è impazzito, ha messo una scala con un grande martello, ha martellato il naso della Sfinge e ha rotto il naso, ma è caduto sulla nuca sotto la testa della Sfinge, è morto a causa di quel fatto. Eh sì, si chiama Sahib el Dahr.